Sportello antimobbing di Udine, quali sono i dati relativi al 2021? Sicuramente c'è una grossa crescita. L'anno scorso avevamo 108 persone che abbiamo preso in carico, quindi con tutti i colloqui con i professionisti, quest'anno ne abbiamo 152. A cosa si deve attribuire secondo lei questo incremento? Sicuramente il malessere è cresciuto ed è stato acuito da una situazione di pandemia che ha creato maggior carichi. La contrazione economica, quindi tagliare posti di lavoro, aggravio da parte di questi lavoratori che devono magari supplire all'assenza anche di colleghi, la richiesta sempre più pressante di attività, questo ha generato notevole malessere. Quindi lo smart working, che si potrebbe pensare un alleggerimento della situazione, invece ha creato ulteriori disagi. Praticamente è stato percepito male sia dai lavoratori che da parte dei datori di lavoro, perché i datori di lavoro hanno percepito un imboscarsi del lavoratore, invece il lavoratore si è sentito messo da parte magari dal posto di lavoro. C'è un identikit delle persone che si rivolgono a voi? Sicuramente una tipologia di contratto indeterminato, donna oltre 50 anni. Quest'anno abbiamo una buona rappresentanza in quasi tutti i settori. Quest'anno avete riscontrato anche dei casi di molestie sessuali? Sì, sicuramente quest'anno c'è un appesantimento anche di questo. Le donne subiscono molto di più degli uomini questo aspetto. Le ipotesi sessiste, quindi le battutine, le frecciatine, o fino ad arrivare a vere e proprie proposte. Anche un uomo ha denunciato molestie? Sì, la molestia è una cosa sgradevole vissuta da qualunque persona che subisce questa prevaricazione, perché è un atto violento di prevaricazione.